qua finalmente al Supramonte di Orzulei. Sono salito adesso dopo che oggi ho fatto un piccolo giro in bicicletta, poi sono andato al paese per mostrarvi murales, per mostrarvi anche com'è Orzulei. Qua mi fermerò forse un paio di giorni, vediamo, perché poi mi sa che viene pure a piove, perché non voglio dirti con la bicicletta. Buongiorno. Era un po' che mi ammazzavo così presto, però volevo vedere il sole sorgi. Solo che qui arriva un attimo dopo, perché stiamo più in alto. Sicuramente sotto a Orzulei già c'è il sole. Qua magari arriva un attimo dopo. Oggi credo che sarà proprio una gran bella giornata. Stanotte è stata da paura. L'unica cosa che si poteva sentire era i campanelli dei pecore e dei capri. Fare la libera col campo era veramente impagabile. Madonna, che bello. Si è segnato pure come sentiero Gai. E qui c'è pure l'indicazione che il cartello è tutto rovinato. Aspetta un attimo. Allora, Orbisi è una grotta di Orbisi. Pischina Uttada, non lo so, non l'ho trovata su Maxmi. E qui c'è proprio, lo indica come sentiero Gai. Non c'ho la carta, ho dato un'occhiata su una carta che mi ha fatto vedere Michele del rifugio. Probabilmente o vai di qua o vai di qua, dopo si congiunge, perché stavo a guardare sull'applicazione che era così. Peccato che la segnaletica è vecchia, è tutta rovinata, e penso che andrà di qua verso destra dove è segnato. Qui c'è da camminare a piedi. Allora,
andato indietro, perché quello era sicuramente un sentiero che con la bicicletta non sarei riuscito a farlo. E mo me la faccio a spinta, perché la salita è impegnativa, poi io c'ho la panza, non c'ho le gambe, come potete capire ci devo stare un bel po' oggi con la bicicletta, quindi è meglio conservarsi. A volte nutro il forte desiderio di avere quella con la pedalata assistita, però vabbè, finché ce la faccio spingo. Questo qua è un pannello didattico. Vediamo se mi dice un attimino dove sto io. Presumo che questo puntino rosso dovrebbe essere la mia posizione, perché poi fanno vedere il soprammonte di Urzulei, che è qui. Questo qui è il paese di Urzulei e qui c'è il Gorropu. Qui fanno vedere una foto del canyon del Gorropu. E questo è un fossile di mollusco. Non so. Qua ci sono degli ometti. Devo capire, sto un attimino su Maps, mi muovo un attimino l'applicazione. Allora, guardando su sull'applicazione, su Maps, mi ho visto che sì, c'è la grotta di Oribi, mi pare che si chiama, sono circa 600 metri. Ma mamma mia, che ragnatela! Non c'è. Non è segnato, però ci sono gli ometti, quindi vediamo un po'. Voglio andare a vedere com'è sta grotta, già che ci sto. Qui è pieno di ragnatele. Qui ci doveva passare il fiume una volta. Guarda che roba, te. Calcare, madonna, guarda che quanto ha scavato, eh? Eccola qui, la grotta inghiottitoio di Orbisi. Qui c'è l'altro pannello e qui c'è una foto veramente suggestiva di quando c'è l'acqua. Praticamente l'acqua viene da là e scende tutto lì. Nel periodo della pioggia qua c'è sta un mare d'acqua. Adesso è tutto secco. E qui fa vedere l'entrata dell'inghiottitoio. Con l'omino che scende giù. E qui c'è tutta la linea dell'ingresso fino all'uscita. Anzi, qui c'è l'inghiottitoio. E qui ci sono i vari ingressi e la galleria, diciamo, delle grotte, che sono lunghe circa, quanto dice qua su sto pannello, 3,60 km. L'acqua scende da qua e entra là. Certo, ce ne deve passare l'acqua qui quando piove, eh? Vabbè, mo rientro.
Ecco, guarda che bellezza. Sono arrivato a un punto dove con la bicicletta non posso più andare. Inizio a sentire tutto il sentiero segnato dal CAI, tutto a piedi. Dovrò tornare indietro. Bella, bella sta zona. È immensa, diciamo che farla solo a camminare, ce n'è tanto da camminare. C'è veramente tanto territorio. È tutto ben segnato, eh? E vabbè, volevo vedere il gurrapo dall'alto, ma credo che non sia fattibile. Ora ritorno a prendere la bicicletta. Torno indietro, vediamo un po'. Alla fine invece di far giro a ritroso, a tornare sulla stessa pista, ho fatto un altro sentiero. Sono andato in direzione di Funnei, mi pare si chiama. E c'è stato un tratto che c'era una bella strada sterrata, poi dopo c'è probabilmente sta linea di congiunzione. E qua ci sono i cartelli che indicano i sentieri per fare la bicicletta. Però è bello tosto perché è una linea stretta, piena di sassi, io la fa tutta in salita. Quindi adesso io vado verso Sariba, Funnei, e da Funnei c'è una strada vecchia asfaltata che porta su all'Ampatto. Io l'ultimo video, cioè l'ultima registrazione l'ho fatta laggiù e laggiù, cioè quel taglio di qua la montagna. Il sole comincia a scendere e già si allunga la luna. Speriamo di tornare che ci sia la luce, non con il buio. Allora, Lampato sicuramente rimane dietro questa montagnetta qua. Laggiù forse non si vede, mostro col cellulare. Lì c'è un pilastro che era la vecchia postazione della vedetta dell'antincendio. Comunque, a parte questo, io vi volevo far vedere quanto spazio c'è. È infinito. È bellissimo. Guardate che roba. Niente, alla fine sono uscito da quella linea, adesso la strada è questa qua, sicuramente scenderò di là e mi fa risalire lì. Lì vedo che c'è sta un'altra serrata, vediamo un po' dove mi porta. Poi so che qui vicino, guardando dalla mappa, c'è pure una tomba dei giganti, se faccio un tempo che non è tardi ci vado. Dai, seguo, va. Vengo da là, la tomba dei giganti l'ho saltata, non ho visto manco dove stava, ma credo che sia là dietro. E adesso salgo sull'Ampatto, qui c'è la strada asfaltata vecchia, però la strada è asfaltata. Salgo su di qua e arrivo verso il Campellino. Giusto a tempo, eh? Ma fra un po' si colora tutto d'arancione. Qua diventa tutto arancione. Bello.
Stamattina ho visto un'alba bella, un'alba, un sorgere del sole, dai. Il sole non l'ho visto, quindi completamente su. E ora vedo il tramonto. È stata una gran giornata oggi. Alla prossima!